organizzato una puntata di Polifemo sulle problematiche dell'Ilva, considerando il processo fantasioso di ambientalizzazione, la situazione della produzione, la situazione della sicurezza sul posto di lavoro, del lavoro alla luce della morte di un giovane di alcuni giorni fa, Campo. Io ho invitato, volevo fare un bel confronto tra le varie sigle sindacali, mi sono rivolto a FIM, FIOM, WILM, a USB. USB con il suo coordinatore provinciale di Taranto, Francesco Rizzo, ha accettato l'invito. Inizialmente FIM, FIOM e WILM avevano dato la loro accettazione, poi misteriosamente, a distanza di qualche ora, per la verità devo dire la FIM aveva espresso delle riserve di impegni un giorno prima, improvvisamente la FIOM con la persona del suo segretario romano e la WILM nella persona di Antonio Talò, a distanza di un paio d'ore, due o tre ore prima della trasmissione, hanno dato forfè, motivando impegni, riunioni sopravvenute. Io sinceramente non credo a queste loro giustificazioni. Diceva Andreotti, a malignare si fa peccato, ma molto spesso si azzecca. Sicuramente forse Polifemo dà fastidio a qualcuno, perché Polifemo non fa sconti e dice le cose come stanno, e magari potevano emergere delle realtà, delle situazioni scomode, e forse anche per questo, è una mia opinione, si è trovata la pezza a colori, il fatto che erano subentrati gli impegni. Signori di FIM, FIOM e WILM, io non vi credo. Peccato, peccato, perché avete perso un'occasione per replicare a certe critiche. Mi domando se l'Ilva è arrivata dove è arrivata in termini di situazioni ambientali inquinanti pericolosissime, in termini di sicurezza sul posto di lavoro, delle responsabilità, tra virgolette, politiche, sindacali, penso che le abbiate anche voi. Mi sarebbe piaciuto sapere da FIM, FIOM e WILM cosa hanno fatto, quali risultati hanno raggiunto. Io questi risultati, e la maggior parte dei cittadini, questi risultati non li vediamo. Forse questo mio modo di fare giornalismo, un giornalismo pungente, d'assalto e senza sconti, ha fatto paura. Non siete venuti, poco male. Non sentiremo, non abbiamo sentito e non sentiremo più di tanto la vostra mancanza. Noi andiamo avanti, perché signori cari, per partecipare a Polifemo ci sono le liste di attesa. Abbiamo già due mesi, già programmati. Cos'altro dire? Purtroppo siete stati scorretti, anche una questione di educazione. Non vi siete dimostrati educati, perché far saltare la vostra presenza a due ore dall'inizio di una registrazione significa essere davvero scorretti. Complimenti, signori di FIM, FIOM e WILM. Signori cittadini di Taranto e lavoratori, questo è stato il comportamento di FIM, FIOM e WILM. Bisognerà vedere poi se il sottoscritto avrà voglia di invitarvi nuovamente. Chissà, vi dovrete cospargere il capo di molta cenere per riacquisire una poltrona a Polifemo. Capito, signori sindacalisti di FIM, FIOM e WILM?